la farò ovviamente dopo. Scalvini sulla fascia, no, allora, prendiamo la guida, così introduciamo il discorso dell'Atalanta. Scalvini in fascia non ha mai giocato, ha sempre giocato sul centrodestra al posto di Toloi. Ok, non può fare l'esterno come avevano fatto a Tebura e Mele, Sì, poi fondamentalmente. nel gioco di Gasperini uno dei due Sale. terzi si stacca sempre, quindi quello non è necessariamente penalizzante il fatto di giocare dietro, anzi. Per L'asterisco su la Palomino squalifica. dovrebbe essere ancora più grosso, cioè io sentivo che nella migliore delle ipotesi comunque un bel po' di mesi se li prende, quindi molto difficile che lo vedremo titolare dall'inizio. Stiamo aspettando infatti di avere l'ufficialità, fondamentalmente. Allora, discorso Atalanta. Parisi dovesse andare Atalanta, scalerebbe in panchina o migliorerebbe lo status? Beh, io penso che, visto il discorso legato agli esterni dell'Atalanta, perché adesso questa è la formazione, probabile formazione titolare, anche se con Gasperini non esiste la formazione titolare, ma un po' in generale, con le 5 sostituzioni è un po' cambiato tutto. Diciamo che questi sono i giocatori che potrebbero fare più presenze. Non c'è Ederson, non c'è Koopmeiners, che comunque sono giocatori che andranno sempre a voto. Però chiaramente è difficile togliere persone come Deron, Freuler, che comunque sono sempre lo scheletro base di Gasperini, e un Pašalić che ha fatto la scorsa stagione, che è stato uno dei migliori, se non il migliore dell'Atalanta, e un Malinowski che penso che peggio dello scorso anno non possa fare. Quindi bisogna un attimino vedere. È ovvio che un Parisi, legato il discorso agli esterni, fascia C vuol dire consigliato Zappacosta, fascia D, fascia E e Tebur, Mele, li abbiamo messi un po' più in basso, perché ragazzi, se andiamo a vedere le statistiche di Atebur, Non fanno bonus da. cioè Atebur comunque lo prendiamo qua, ve lo faccio vedere. Se andiamo a vedere, allora Atebur, andiamo a vedere le statistiche di Atebur, ragazzi. Scorso anno ha saltato 14 partite, 0 di 0, media 5,79. Quindi lasciamo perdere, e se vediamo anche Maele, dopo che comunque aveva fatto un ottimo europeo con la Danimarca ed era anche stato pagato abbastanza, un gol e un assist, 5,83 di media. Atebure e Maele fondamentalmente non ci danno questa garanzia. Poi è ovvio che se l'Atalanta non dovesse comprare altri esterni, è ovvio che giocheranno, ma che rendita, questo non lo sappiamo. Quindi devono essere da ultimi slot. Perché comunque se salgono troppo di prezzo, mollateli, andate su altri profili. Questo Sì, è un è. attimo che fai un affare, che fai una spesa spropositata. Cioè, Mele, se te lo mollano a 1 a 2, è anche un buon affare. Certo, Perché comunque perché. hai un terzino, cioè un esterno, non un terzino, terzino riduttivo, un esterno dell'Atalanta che può rilanciarsi, però non devi fondare la squadra. Non è che dici ho preso Mele a 2, allora ho il mio quarto di difesa e sono a posto e prendo. No, deve partire dietro comunque nella gerarchia. Quindi stiamo attenti. È giù per quello giustamente in fascia E. Vedete un po' quanti ballottaggi abbiamo messo, perché ragazzi, qui nei titolari, tra i titolari, fondamentalmente, come abbiamo già detto, mancano Ederson e Koopmeiners e Muriel, ovvero tre giocatori che comunque possono essere assolutamente, innanzitutto, in grado di giocare titolari, ma soprattutto sono giocatori che andranno sempre a voto. Tra l'altro, sul discorso di Pasalic possiamo fare un discorso simile. Pasalic c'è un fascia A e giustamente fascia A, 13 gol, voglio dire, li parlano da soli, però c'è il rischio, cioè Pasalic, capito, non è il giocatore da fascia A che dici, però quella fascia A tipo Milinkovic-Savic che vai a metterci ovviamente noi possiamo fare 12 fasce, quindi chiaramente bisogna restringere, però diciamo che tra le fasce A, se puoi mettere le fasce A sul gestionale di Fantalab, secondo me è la fascia meno A di tutte. Possiamo dirlo? Nel senso che se prendete Pasalic come primo slot, spendete meno e tenetevi i soldi per fare A. Non pagate Pasalic come un Milinkovic piuttosto che un Pellegrini. Lo Sei prendiamo. d'accordo? O secondo te vale gli altri? No, no, guarda, faccio vedere.
7%, 12%. Quindi questo è il discorso legato a... Io, ragazzi, Pasalic, cioè... E l'ho messo anche come esca, perché comunque è un giocatore che, visto quello che ha fatto lo scorso anno, che è un giocatore che ha sempre segnato, perfetto, ma come lo scorso anno mai, perché comunque lo scorso anno ha fatto 13 gol e 6 assist, 2 anni fa ha fatto 6 gol e 2 assist, 3 anni fa era riandato bene, però 9 gol e 5 assist, che sono ottimi, ma non sono dei numeri di un giocatore che devi pagare. È tra i top perché, ragazzi, questa è la Serie A fondamentalmente. Quindi occhio, cioè quasi paradossalmente un Malinowski al prezzo più calmierato, perché comunque viene invece, a differenza di Pasalic, da una stagione negativa. Esatto, guarda che i crediti sono gli stessi, eh? I crediti sono più o meno gli stessi. Non lo posso reputare un top per quello che ha fatto lo scorso anno. L'anno scorso era Miran, Malinowski top e Pasalic semi top. Quest'anno diametralmente opposto, ovviamente. Sì, però allora... è dettato solo dalla stagione, quindi non ci meraviglieremmo a vedere il contrario quest'anno. Siamo lì, guarda, come credit abbiamo messo 7% entrambi, quindi siamo lì fondamentalmente. Sottovalutate, ma come mai? Beh, visto quello che ha fatto la scorsa stagione, l'anno scorso in alcune leghe magari è stato pagato anche 10-11, ha pagato un gol e un assist, tanti infortuni e tante insufficienze. Quindi imparo dallo scorso anno e ti dico, lo valuto un quarto slot, lo pago massimo 4. Se va di più vado su un altro profilo. Io devo valutarlo così, non posso, in base a che cosa lo devo valutare come un secondo slot, un terzo slot? In Italia non ha reso, in una squadra come l'Atalanta che con gli esterni ha fatto la fortuna. Il campo alla fine parla. Cioè, esatto, ecco il motivo. Ederson, Kubmeners sono dei giocatori che potenzialmente possono fare benissimo, però chiaramente non è che all'Atalanta c'è molto turnover fondamentalmente. Sì, io questi sono i tipi di profilo su cui non vado mai di solito, perché mi danno troppe poche certezze, nel senso che la titolarità non è garantita, cioè se devo prendere come fascia C, come un titolare della mia squadra, un Ederson, faccio fatica, perché lui stesso non è un titolare. E stesso discorso simile per Kubmeners, che l'anno scorso ha fatto bene, ma non è quel giocatore che ti dà garanzie di rendimento, cioè ha fatto anche dei buchi clamorosi a livello di rendimento. Quindi ci sta a fascia C, perché comunque l'Atalanta fa tanti gol. Diciamo che non sono i fascia C su cui investirei per la mia squadra, però sono diciamo opinioni personali, poi dipende anche quanto te lo lasciano, se te lo lasciano a 5 crediti lo prendo. Giacomo dice, come giocherà Pasalic? Avrà ancora più spazio? Ma in realtà rischia di averne meno, perché l'Atalanta, non avendo le coppe, chiaramente il turnover sarà solo in campionato e Coppa Italia. Quindi Pasalic, se rende, sarà un titolare sicuramente, e quindi partirà molte volte titolare. Ma se dovesse incominciare a non rendere, ci sono i Kubmeners, ci sono gli Ederson, c'è Boga. Quello è il minore dei problemi, tra l'altro, che un sacco di gol li ha fatti da subentrante Pasalic. Diciamo. Tra Malinowski sarà di nuovo l'eterno incompiuto, sarà questo il suo anno? Ma Malinowski, ragazzi, c'è da dire questo sul discorso legato a Malinowski, lo prendo un attimo. Cioè Malinowski comunque lo scorso anno, che è andato male, ha fatto 6 gol e 4 assist. 2 anni fa 8 gol e 12 assist. 3 anni fa, il primo anno in Italia, 8 gol e 3 assist. L'anno scorso ha saltato diverse partite, ma le ha sempre saltate diverse partite. Il primo anno, vi ricordate, 12 presenti titolari, ha fatto 8 gol. Cioè aveva un differenziale altissimo. Quindi Malinowski al giusto prezzo si prende. Quest'anno farà sicuramente meglio. Presumo proprio di sì. Secondo me Toloi, capitano, sarà titolare. Demiral di base sì, ma è un altro con l'infortunio facile. Secondo me Freuler è un titolare. Secondo me, se sta bene Zapata, parte sempre davanti a Muriel. Ho detto il mio. 3 nomi. E hai detto, scusa, Toloi, Demiral e Zapata? No, Toloi, Freuler e Zapata. Sì, sono d'accordo. Io metterei anche... mettere allora il discorso di Toloi e Zappacosta dipende se stanno bene, ovviamente, però io metterei anche Deron, che in casi di emergenza Gasperini, pur di non rinunciare a lui, lo mette anche difensore centrale.
Poi sulla validità dipende dal fantacalcio, dipende da quanto lo vai a pagare. Deron e Freuler sono dei giocatori che possono garantire la titolarità, ma a livello fantacalcistico medio-basso. Zapata siamo d'accordo? Beh, Zapata, ragazzi, il problema di Zapata, allora adesso ci portiamo anche sul discorso degli attaccanti. Perché dovete sapere che quando abbiamo comunque fatto le guide, io e Luca abbiamo discusso sui valori in campo. Tra l'altro, alla fine, ovviamente, ha avuto ragione chi comanda. Quindi, Luca, no, allora, io, nel senso, la discussione è stata se considerare un top di reparto Zapata o Leao. Io, sapete che sono milanista fino al midollo, però credo che Zapata comunque abbia complessivamente una appetibilità maggiore. Invece Luca ha centrato legittimamente di più il discorso sulla storia degli infortuni, sulla storia della tenuta fisica. Quindi io comunque tra i due sceglierei Zapata. Cioè per me Zapata è potenzialmente un top. Allora, che Zapata sia potenzialmente un top sono d'accordo. Però un giocatore che negli ultimi 3 anni, e non solo, perché già dai tempi di Udine, Sampdoria e Napoli, 25 da titolari, 28 presenze su 38. 2 anni fa, 29 da titolare su 37 presenze. Lo scorso anno, 20 da titolare su 24 presenze su 38. 10 gol, 4 assist, 15 gol, 9 assist, 18 gol e 6 assist. Qualità. Se andiamo a fare un paragone, minuti giocati, bonus è uno dei top, forse nei primi 3. Il problema è che io lo pago come un top e poi me lo ritrovo per metà campionato. È questo il problema. Sicuramente Zapata è più bomber di Leao, non ho il minimo dubbio. Il problema è che ne salta la metà. E quindi andando a vedere quanto pago Zapata, 120, quanto pago 120-130 da top, quanto pago Leao non da top, 90-100, i gol Zapata magari ne fa 13 giocando in metà campionato e Leao me ne fa 12 giocando tutto il campionato contorniato da altri 10 assist. Questo è il mio discorso. Poi sbaglio o non sbaglio, stiamo parlando comunque di due potenziali top, ok? E con questo non è detto che Leao possa fare come lo scorso anno, può migliorare ma può anche peggiorare. Ricordiamoci il Leao che è imbarazzante, 5 tenta, 300 dribbling, perde sempre palla. Speriamo che sia diventato più continuo, è cresciuto, speriamo. Però, ragazzi, come dico sempre, bisogna anche vedere i dati statistici. È ovvio che un Ciro Immobile, un Lukaku, un Vlahovic, che anche lo scorso anno ha fatto bene, hanno più storicità. Un Abraham è il secondo anno in Italia, 17 gol il primo anno, replicherà? Probabilmente sì, ma abbiamo un anno di storicità. Osimhen potrebbe essere un top, sì, ma quanto ne salta da infortunato? Berardi, sì. Gli diamo il top per quello che ha fatto, ma se lo diamo a valutare in generale, Zapata è più bomber, certo, ma il fantacalcio ti porta più bonus Berardi. Ok, questo è il discorso legato alla valutazione di determinati giocatori. Per tutti questi motivi, ecco perché Zapata non è stato messo come top, semplicemente per il numero elevato di infortuni, non come potenzialità. Atalanta, miglior terzino di quest'anno, Zappacosta, senza alcun dubbio. Il problema di Zappacosta è che si infortunia. Di ludopatico, che ci dite di Ederson? Come lo valuti? È il discorso Ederson? Che facciamo un po' prima, cioè un giocatore a parte che non ha titolarità, un giocatore forte, che comunque troverà spazio, però fantacalcisticamente anche l'anno scorso ha fatto una, quando è arrivata la Serenità ha fatto benissimo. Sono tornato ragazzi, forza che mercoledì ho la prima bonus, asta. Sì, non è neanche andato così male, Però non lo so, io è uno che, esatto, come abbiamo scritto nelle guide, è uno che si rischia di pagare un po' eccessivamente in sede d'asta. Sono d'accordo sul discorso legato a Ederson. Soprattutto quello che mi preoccupa di Ederson, che io sono un fan, io ricordo ancora, non l'avevo visto bene, e
ho visto Roma-Salernitana e mi ha impressionato. Infatti alla live successiva, era un martedì probabilmente, non so se c'eri anche tu, ho detto ragazzi, questo Ederson mi ha impressionato. Quindi è un giocatore sicuramente di quantità, anche di un po' di qualità, però a livello bonus non sappiamo quanti ne porterà, non sappiamo che tempi avrà nel ambientarsi all'Atalanta di Gasperini, che sappiamo che ha dei meccanismi ben definiti, e soprattutto la mia paura è che venga listato a stato troppo, ci sia un po' troppo hype intorno a lui, e quindi chiaramente da un giocatore che passa da una neopromossa a una squadra che ha dei meccanismi ben definiti, che deve necessariamente rifarsi una stagione, ritornare in Coppa, può fare, magari può essere anche un crack, ma è un crack se tu lo paghi poco e rende tanto, se tu lo paghi tanto e poi ti rende poco hai buttato dei crediti. Comunque due gol e un assist lo scorso anno, in mezzo girone, è vero, però questi sono i dati, non è che ha fatto 6 gol. Quest'anno sicuramente l'Atalanta diciamo che partirà con meno pressioni anche, ma in meno partite da giocare, magari può prendere qualche gol in meno, però la filosofia è quella, cioè la filosofia di una squadra che non pensa a difendere ma pensa a attaccare, quindi gol li prende alla fine. È uno da equiparare ai semi top, sì, perché comunque Atalanta è una delle squadre migliori del campionato. Siccome l'anno scorso l'Atalanta partiva con addirittura chi diceva che poteva giocare sì lo scudetto, è stato pagato di più. Quest'anno è comunque uno per cui vale la spesa, ma ovviamente inferiore. Mettiamo questo. Allora andiamo sul capitolo Bologna, ragazzi, quindi da adesso domande sul Bologna. Bologna 3-4-2-1, Mihailovic sappiamo un po' qual è il suo modulo, è una squadra lo scorso anno troppo incostante, ha fatto sclerare abbastanza i suoi fantallenatori. Questa è la formazione titolare dove ha perso Tiat, cavolo, oh, un difensore centrale che comunque poteva rendere bene, è scomparso, ovviamente l'hanno venduto bene e ahimè è andato via. Ovviamente la squadra titolare, il terzetto è su Mauro, Medel, Bonifazi che lo scorso anno ha trovato meno spazio perché era un po' scoperto e poi è un giocatore ahimè incline agli infortuni. E sinceramente tra i difensori centrali non è che mi convincano più di tanto, no. Comunque De Silvestri, Dominguez, Scouten, Cambiaso, Orsolini, Baro, Arnautovic. Sì, la difesa del Bologna non mi piace, non... puoi prendere Somaro e Medel per i titolari, quindi per gli ultimi slot, per avere dei tappabuchi, ma non... l'unico forse De Silvestri e Cambiaso, che sono gli esterni, sempre difensori, sì, ma dei tre centrali no, non mi piacciono. Sul discorso legato a Skorupski, è ovvio che lo scorso anno che ha fatto 12 clean sheet è stato un evento. Quest'anno senza Teat un po' di gol in più li prenderanno, quindi Skorupski è uno da girare nelle, se si usa la griglia, le rotazioni varie. Quindi in difesa noi abbiamo messo Fascia C, Cambiaso, De Silvestri, che sono un po' i due esterni magari più interessanti che possono portare bonus. Fascia D su Mauro per la titolarità, fondamentalmente non è un giocatore che sinceramente mi piace. Se noi andiamo anche a vederlo a livello di media su Mauro, mi ha messo un credito come 5,83 di media voto, titolare 26 su 28 presenze totali. Mauro secondo me è terribile, cioè fa anche qualche gol ma 6 ammonizioni e 2 espulsioni. Pericolosissimo. Quindi noi l'abbiamo messo a uno, fondamentalmente. Titolare, titolarità garantita, malus con cartellini, incostante e rischio infortuni. Cioè, della serie è un tappabuchi, fondamentalmente. È un discorso legato al tappabuchi. Cambiasso, ne abbiamo già parlato prima, è sicuramente un giocatore che è pagato al giusto prezzo, quindi massimo l'1% di budget, è un giocatore che può regalare qualche assist, è un giocatore che può migliorare la sua media, ma occhio anche, ahimè, in questo caso al discorso infortuni, tant'è che infatti il Bologna ha sia Lico Giannis che, mamma mia, lasciamo perdere, ha solo il tiro fondamentalmente, che gli funziona ogni 22 partite,
e l'altro è Dix, che sappiamo un po' come Dix, ragazzi, cosa ci si può aspettare. Un amante dell'infortunio. Cioè, quindi è ovvio che il meno peggio, tra virgolette, è Cambiasso, che tra l'altro è il più giovane e che potenzialmente è quello che può far meglio. Bonifazi, Dix e Medel, ragazzi, giusto per completare gli slot della difesa, nient'altro. Il resto è assolutamente sconsigliato. Sul capitolo invece centrocampo, qui è stato messo Orsolini in fascia C, quella più alta, perché potrebbe ancora battere lui i rigori. Uso il condizionale perché non sappiamo se rimane, non sappiamo quanta titolarità avrà o meno, e soprattutto quale sarà la sua rendita, perché Orsolini è un altro giocatore che, ahimè, io l'ho avuto al tempi di che era il primo Mihajlovic, fondamentalmente, che era rientrato in corso d'opera al posto di Inzaghi. È un giocatore che, come vedete, aveva fatto bene, appunto, 19-20 con 8 gol e 6 assist, poi 7 gol e 3 assist lo scorso anno, 6 gol e 3 assist, che per un centrocampista non è malvagio, però il discorso è: non lo posso prendere come un titolare perché non mi dà garanzia di titolarità, 21 presenze da titolare su 29, quindi vuol dire che 9 le ha saltate completamente, e soprattutto bisogna vedere come avete costruito il centrocampo, in che situazione lo mettete Orsolini titolare. Non è un giocatore che metti a prescindere, è un giocatore che metti in rigori. Quindi lo prendi perché è rigorista. E se poi li dovesse battere Arnautovic? L'anno scorso alla fine li ha tirati Orsolini, però li ha tirati anche Arnautovic all'inizio. Non lo so, cioè, secondo me Orsolini comunque non è male, non è malvagio, però è un giocatore molto discontinuo comunque. Non lo escluderei, secondo me è giusto la fascia C, perché comunque la fascia B devi avere un minimo di continuità. Però secondo me se lo prendi, soprattutto io ragiono spesso in Lega a 10, perché le faccio a 10. A 10 è un titolare, a 8 magari no. Un'alternativa ai titolari. Sia, quando hai un rigorista in squadra fai fatica a non metterlo. Poi, allora, Orsolini, per come gioca il Bologna, ora per me non c'entra niente. Ma lui renderebbe come esterno. È ovvio che se il Bologna giocasse col 3-4-3... da esterno sicuramente renderebbe di più, ma un esterno alto, perché se non lo puoi far giocare nei 5 di centrocampo, quindi in un 3-5-2. Orsolini è un esterno d'attacco, questo è il suo ruolo. È ovvio che a ridosso delle punte, nella posizione trequartista, ci sta e non ci sta. 84, può riscattarsi Soriano? Ma peggio di come ha fatto quest'anno è impossibile. Però se noi andiamo a prendere un po' i dati di Soriano, ragazzi, Soriano è tranne 2 anni fa, incredibile. Ragazzi, non è che 5 gol e 5 assist nel 19-20, in generale non è un giocatore che ha segnato tanto. E comunque quei 9 gol che aveva fatto, era rimasto tipo da febbraio che non portava. Quindi se noi andiamo ad analizzare addirittura un campionato e un girone di ritorno, Soriano mi pare che ha fatto 3 gol in tutto. Sinceramente Non ci faccio tanto affidamento, nel senso che un giocatore lo paghi 3-4, lo puoi prendere come ultimo slot, settimo slot, forse anche sesto slot a centrocampo, sesto slot magari a 10, e lo metti lì, e se dovesse avere un periodo di continuità di prestazione, allora lo puoi anche rischiare. Lorenzo dice: io vedrei come scommessa Ferguson, per me è davvero bravo. Allora, Ferguson lo voleva il Cagliari lo scorso anno, quindi l'ho un po' seguito, ed è un giocatore interessante che batteva i rigori, ricordiamo, lui ha tanti gol perché batteva i rigori, quindi vediamo un po' come si ambienterà nel nostro campionato. Benvenuto a Giuseppe VNZ. È ovvio che può essere assolutamente sostituto di Svanberg, perché fa un ruolo diverso rispetto a Dominguez, che è più un giocatore di rottura, mentre Svanberg e anche Ferguson sono più giocatori da inserimento, ok? Quindi avrà le sue chance, però chiaramente lo devi pagare come una scommessa. Scommessa a un credito, perché comunque chi è che ti rilancia su Ferguson? Parliamoci chiaramente. Allora, Arnautovic ha problemi seri o passeranno in fretta?
No, non è che ha problemi seri fondamentalmente. Il timore legato a Arnautovic è che possa essere venduto negli ultimi giorni di mercato. Questa è la mia paura fondamentalmente, legato al valore di Arnautovic. Questo è il problema di Arnautovic. I top, nel senso che in una Lega 8 è tra i 16 attaccanti più interessanti. Lo scorso anno avete visto 14 gol e un assist, 3 per infortunio, ha battuto 2 rigori di cui uno l'ha sbagliato, siamo intorno ai 45 crediti, quindi il 9% Bologna. È un giocatore che comunque può battere i rigori, se sta bene gioca, ed è un giocatore che al primo anno, decente, perché comunque era stato anche all'Inter ma non giocava mai, al primo anno da titolare ha fatto comunque 14 gol in una squadra come il Bologna. Vi posso dire... mi ha fatto un po' dannare. La Cremonese è una squadra innanzitutto che ha cambiato allenatore, dovrebbe giocare col 3-4-1-2 o 3-4-2-1, perché a seconda della partita gioca col doppio trequartista unica punta o col trequartista e doppia punta. Fondamentalmente questa potrebbe essere la squadra titolare, ma non abbiamo garanzie. Andiamo un po' a valutarli per ruolo. Radu, vabbè, ragazzi, lo sappiamo, Radu fondamentalmente è un giocatore che all'Inter lo scorso anno, ricordiamo quello che aveva fatto con il Bologna, però sinceramente se dovete prendere Radu vuol dire che siete in estrema estrema difficoltà. Non punterei sul portiere della Cremonese, vi dico la verità. Sul discorso legato alla difesa è interessante Valeri, ma ahimè sta segnando diversi gol in amichevole, quindi l'hype ci sarà attorno a lui, è un buon esterno, anche lui ci sono rumors di mercato, quindi occhio da questo punto di vista. È un giocatore che al primo anno in Serie A noi l'abbiamo valutato come scommessa, perché comunque al primo anno in Serie A è un giocatore che al primo anno in Serie A lo devi valutare come scommessa. Abbiamo messo 4, ma probabilmente andrà a molto di più. Quindi a quel punto, sinceramente, io posso anche metterlo a 5, esagerando, però non posso dargli, almeno inizialmente, un valore, perché comunque è una scommessa in Serie A. Quindi un conto è vederlo giocare nel pre-campionato, un conto è vederlo giocare con determinate squadre che magari può essere bravo a livello offensivo, ma in fase difensiva fa molta fatica e ti inanela una serie di 4, 4 e mezzo, o magari anche un giocatore propenso ai cartellini, perché se viene saltato deve fare il fallo tattico e quindi bam, si becca la munizione. In Serie A se vieni saltato e fai il fallo tattico rischi di prendere diverse ammunizioni, quindi per tutti questi motivi deve essere valutato il giusto, perché comunque è un esterno della Cremonese, con tutto il rispetto della Cremonese ovviamente. Vasquez l'abbiamo visto al Genoa, abbiamo visto un giocatore che può prendere ogni tanto la sufficienza, ma un'alternativa. E come ultimi slot su Ghiglione non l'ho voluto sconsigliare, ma ragazzi è troppi anni che Ghiglione ci si aspetta e poi non fa mai niente. Chiriches l'abbiamo visto a Sassuolo, titolarità quel 6, 5 e mezzo, 5, ma la Cremonese rischia di prendere anche Votacci. Ok, Bianchetti, Ravanelli sono dei giocatori con un'alternativa dell'altro, tra l'altro come braccetta a destra. Quagliata è l'alternativa a Valeri. Quagliata può essere interessante se Valeri dovesse essere venduto, però parliamo sempre di un esterno della Cremonese. Quindi sulla difesa fondamentalmente potrei buttare qualche credito su Valeri. Sul centrocampo Baez mi ha sicuramente un po' stupito. È un giocatore che è listato centrocampista, ha battuto il rigore contro la SPAL, è l'esterno destro che può giocare anche più avanti, anche lui scommessa primo anno in Serie A, quindi andiamoci cauti con le spese. Però è un giocatore che non ha garantita la titolarità, è vero, ma è un giocatore che praticamente è un esterno come Valeri, però è listato centrocampista. Questo è un po' fondamentalmente, questo è quello che va a perdere. Infatti abbiamo messo da un credito perché è una scommessa, perché può battere i rigori, perché qualche assist lo fa. È un giocatore molto interessante, chiaramente valutandolo come scommessa. Possibile rigorista nelle note. Esterno di centrocampo. Destra che può fare assist. Non è sicuro nella titolarità. Ok.
Quindi centrocampo, anche qui ragazzi, milanese, proviene dalla Roma, però parliamo di super scommesse. Davanti, ecco, ovvio che un Zanimacchia è un buon aiuto, se fossero stati listati i centrocampisti sarebbero stati sicuramente più appetibili. Listati attaccanti, ragazzi, parliamo sempre di scommesse. Okereke, lo sappiamo, lo scorso anno ha fatto 8 gol in una squadra come il Venezia, è sicuramente il giocatore più appetibile, probabilmente anche più conosciuto e probabilmente anche più pagato. Ok? Esatto, bravissimo, esatto Jack, esatto. Va benissimo, perfetto. Quindi questo è il discorso legato alla Cremonese. Ok? Come scommessa abbiamo messo Valeri fondamentalmente. Ok, che sarà titolare? Presumibilmente sì, ma c'è Sadi out, c'è Ciofani, c'è Di Carmine, quindi dipenderà da Okereke fondamentalmente. È ovvio che se è un giocatore che rende, sarà lui il titolare. Buon aiuto, sì, è listato... Aspetta, mi stai facendo venire il dubbio, forse c'è stato un errore qua. Fammi vedere. Ma no, è attaccante, confermo. Quindi non abbiamo sbagliato. Buon aiuto è attaccante. Quindi capisci bene che prendere uno come lui, che comunque gioca sulla tre quarti, non è molta convenienza fondamentalmente. Andiamo al capitolo Empoli, ragazzi. Squadra che più o meno si conosce, ma ha cambiato allenatore. Qui abbiamo lasciato il 4-3-1-2, ma Zanetti sappiamo bene, già lo scorso anno a Venezia, che giocava col 4-3-3, e vi posso dire che già in qualche partita amichevole, in qualche spezzone di gara, è stato provato il 4-3-3 con Bairami da esterno. Occhio anche al discorso Bairami, perché è un giocatore dove la Fiorentina, ad esempio, sta cercando di prenderlo e dare come contropartita, al di là dei soldi, Zurkowski, che l'Empoli rivorrebbe. È ovvio che un Bairami all'Empoli, che potrebbe battere, anzi che batterebbe probabilmente i rigori, rispetto alla Fiorentina, stiamo parlando di due livelli un po' diversi. Ciò non toglie che Bairami anche alla Fiorentina può essere un giocatore assolutamente interessante. Ok? Giaccone. Io punterò su Marin, terzo anno di fila, a me non dispiace. Ti posso dire di Marin... È un giocatore che porta assist, perché lui comunque è un giocatore che lo scorso anno mi pare che ha portato 5 assist. 5 assist, sì. 3 all'andata, tra l'altro 3 nelle prime 5 giornate, perché l'ho avuto anch'io l'anno scorso. È un giocatore che però non ha mai dato quello che un fantallenatore ci si aspettava. Poi bisogna vedere anche quanto è stato pagato. È ovvio che se lo paghi 2-3 è un giocatore da mettere... comunque come alternativa ai vostri titolari. Un giocatore che lo scorso anno ha preso diverse insufficienze, vediamo se ci sono, perché al di là del Cagliari, che comunque era una squadra che lottava per non retrocedere, molte 3-4, mi ricordo Sottil, mi ricordo contro il Toro, mi ricordo contro il Napoli nel pareggio di Osimhen. Lui portava palla, perdeva palla, la squadra avversaria ripartiva e il Cagliari veniva colpito in contropiede, perché lui tratteneva troppo palla. Anche a Empoli successe. Addirittura Empoli perse palla a centrocampo per il vantaggio dell'Empoli, che non mi ricordo chi segnò. Però, cioè, parliamo di un giocatore che deve essere valutato come un'alternativa ai titolari a poco prezzo. Stesso Zolt, massimo settimo. Ok, così ci può stare ovviamente. L'anno scorso l'hai pagato 4, ci può stare 4. Sul discorso Vicario lo sappiamo ragazzi, Vicario è un giocatore che ha fatto bene lo scorso anno, ma ha preso 60 gol. Andrea Zoli magari curava un po' più la fase difensiva, però prendeva lo stesso tanti gol. Zanetti, non lo so. E comunque Vicario... lo potete alternare Fiorentina-Empoli, è una griglia portieri interessante. Se volete puntare sul discorso di griglia portieri, cercate almeno di beccare le squadre che con l'Empoli hanno una buona griglia, senza necessariamente essere delle squadre che lottano per la salvezza, perché altrimenti diventa un delirio con tutti i gol che subite fondamentalmente. Capitolo, quindi, portiere l'abbiamo detto, capitolo difesa. Stojanovic è un giocatore sicuramente interessante, che titolare, al di là che abbiamo preso Ebue, che comunque viene dal Venezia, che ha voluto Zanetti,
è comunque un giocatore in grado di regalare qualche assist, prende qualche insufficienza di troppo, è vero, però diciamo che leggermente preferito rispetto a Parisi, sia per il discorso mercato, che Parisi magari lo prendete e rischia magari di essere ceduto, sia anche per un discorso di titolarità, perché Kakace è un altro giocatore a sinistra interessante, australiano, che non ha fatto male la scorsa stagione. Poi ovvio che Stojanovic e Parisi sono i titolari, però preferisco leggermente Stojanovic rispetto a Parisi. Ismaili e Kakace come super alternative, su Luperto e Buei, De Winter e Tonelli sinceramente non mi sento di consigliarli. Capitolo invece centrocampo, Bairami, ragazzi, fascia C, perché lo metterei anche in fascia B, infatti mi pare che questa è da, ci dobbiamo lavorare su questo, perché comunque è un giocatore che può battere i rigori, è un giocatore di titolari che Zanetti ha chiesto assolutamente di tenere, perché lo vuol tenere come riferimento, come esempio per tutti gli altri giocatori. Ricordatevi lo scorso anno quante volte Andreazzolino non lo metteva titolare. Quest'anno dovrebbe avere garantita da questo punto di vista la titolarità, ma rimarrà all'Empoli? Questo non lo sappiamo se rimarrà all'Empoli. È ovvio che andando in un'altra squadra bisogna ovviamente valutare la titolarità. Grazie Viloz91 per il seguito in tutto Fantacalcio, benvenuto, benvenuto. Quindi ritornando al discorso fondamentalmente legato all'Empoli, Bairami sicuramente interessante, anche Bandinelli che comunque è un titolare, lo scorso anno ha portato diversi bonus e assist, lo andiamo a vedere nel dettaglio. Qui andiamo sull'1% e parliamo di un giocatore che ha portato 2 gol e 3 assist, forse un po' troppi cartellini, però è un giocatore che ha avuto 24 presenze da titolare. Cioè, ha preso diverse insufficienze, 5,5 però, ha preso 2,5 fondamentalmente. E vedete che anche i gol che ha fatto sicuramente meglio all'andata che al ritorno, ma ha giocato meno al ritorno rispetto all'andata. Quindi parliamo sempre di quei giocatori, 5, quindi massimo l'1%, ma quei giocatori che fondamentalmente vengono valutati come delle alternative, ok? Non dei titolari necessari. Fascia E, abbiamo messo Marin, As, Anderson, perché As e Anderson si giocano, si fanno staffetta fondamentalmente, possono giocare sia come interni di centrocampo, sia come trequartisti dietro le punte, però ecco, bisogna vedere anche l'Empoli come giocherà questa stagione, quindi occhio a valutare questo tipo di giocatori che devono essere valutati necessariamente come alternative. Sul discorso attacco, vediamo un po' come abbiamo valutato sia destro che Satriano con Fantalab. Destro, ragazzi, cosa possiamo dire di destro? Che è un giocatore che magari becca le giornate positive e magari ti fa quei 9, 10 gol, 11 gol, 12 gol. Ricordiamo anche Pinamonti, che comunque al Genoa, al Frosinone, non è che avesse fatto chissà che cosa, a Empoli ha trovato il giusto ambiente e ha fatto un super campionato. Destro è ovvio, è più anziano, è più propenso all'infortunio rispetto a Pinamonti, però diciamo che al giusto prezzo, qui abbiamo valutato intorno al 3-4%, visto che comunque è un titolare e visto che potrebbe battere anche i rigori, se la potrebbe giocare anche con Bairami, è un giocatore che forse a 18, che è il prezzo massimo, può essere acquistato. Invece su Satriano, che ovviamente lo valutiamo come una scommessa, massimo 5, nel senso che non abbiamo la garanzia di titolarità, non abbiamo la garanzia di rendita fondamentalmente. È ovvio che allo stato attuale ha solo 2 attaccanti l'Empoli, quindi necessariamente dovrà andare a lavorare sul mercato. Come scommessa, vedi, Jack, abbiamo messo Marin, è un giocatore comunque preso come stesso slot per il vostro centrocampo, rendimento sufficiente ma incostante, e questo al fantacalcio ha sicuramente un valore. Ragazzi, quindi domande sulla Fiorentina, che è l'ultima che rimane fondamentalmente, ragazzi, quindi cerchiamo di concludere con la Fiorentina, quindi fatemi le domande sulla Fiorentina se volete rispondere, altrimenti inizio io con l'analisi. Sappiamo italiano, per me la Fiorentina per larghi tratti della scorsa stagione è stata una delle migliori, la migliore a livello di gioco, gioco molto offensivo, ma ahimè in difesa ha subito tanti gol.
Quindi per questi motivi questa è la formazione, la probabile formazione titolare. Gollini in porta, Dodò e Biraghi in fascia, Milenkovic e Igor centrali, Bonaventura, Mandragora e Malè i tre di centrocampo, Ikoné, Jovic e Nico Gonzalez i tre davanti. Quali sono i giocatori tra virgolette in ballottaggio più di altri? Sicuramente Jovic e Cabral è il ballottaggio che probabilmente magari si porterà avanti tutto l'anno, dipenderà anche dalla rendita dei due attaccanti. È ovvio che se Jovic segna in maniera costante sarà titolare, è ovvio che se non segna e Cabral segna sarà Cabral il titolare. Quindi occhio da questo punto di vista a come valutate i giocatori. Noi a livello Fantalab Jovic l'abbiamo reputato intorno al 7%, quindi 35 crediti, e Cabral poco sotto, 25, cioè sono di quei 10 crediti di differenza, per la questione che almeno inizialmente dovrebbe essere appunto Jovic il titolare. Ok? Poi Mandragora, Amrabat, altro ballottaggio. Amrabat nell'ultima parte della scorsa stagione ha comunque trovato un po' di continuità e l'italiano l'ha voluto tenere. Ha preso anche Mandragora perché comunque è partito Torreira, ma si alterneranno i due giocatori. E per il resto bisogna capire la questione mercato Milenkovic e occhio al discorso porta. Chi avrebbe mai detto che Dragoschi lo scorso anno non sarebbe stato il titolare e sarebbe stato il titolare Terracciano? Gollini idem. Gollini è ovvio che a livello di appetibilità è più interessante rispetto a Dragoschi, ma siccome la Fiorentina gioca su tre fronti, se prendete Gollini dovete prendere anche Terracciano. È una di quelle squadre dove dovete prendere assolutamente tutti e due, perché c'è il rischio turnover. Giaccone, Dodò mi ispira tantissimo, ma anche Ikoné quest'anno conosce il campionato, può far bene. Allora ti dico anche Fresh Dodò, ok, vi dico il discorso legato a Dodò. L'abbiamo valutato come difensore una terza fascia. Perché una terza fascia? Perché è un giocatore potenzialmente anche da top, ok, però bisogna vederlo nel nostro campionato. Ricordatevi anche Odriozola. Dodò è più interessante, però lo vogliamo vedere nel nostro campionato. Abbiamo messo un 2,2% come percento, quindi 11 su 500. È un giocatore che sicuramente ha la titolarità, perché l'alternativa sarebbe Venuti, che comunque non ha mai dato delle garanzie, quindi sarà sicuramente titolare come lo è stato d'altronde Odriozola. Ma ricordatevi Odriozola lo scorso anno quante sufficienze ha preso. Quindi secondo me questo è diciamo il budget massimo. Benvenuta Tozzi B, benvenuta Jack Matt, benvenuti in tutto Fantacalcio. Quindi sul discorso di Ikoné ti dico la verità, a me è un giocatore che non piace. L'anno scorso ha debuttato per la prima volta titolare a Cagliari, l'ha marcato Obert che era la prima in Serie A e non gli ha fatto toccare palla. Un gol e un assist, 5,87 di media, poi è vero può conoscere, però ricordi che c'è anche Sottil. Guardate un po' cosa ha fatto lo scorso anno. C'è anche Sottil, che ha fatto meglio Sottil e che è stato lo stesso centrocampista. Infatti a 4, perché Sottil lo scorso anno comunque ha fatto 3 gol e 2 assist, ha fatto meglio e ha giocato molte più partite. Quindi Sottil, chiaramente parliamo di un giocatore che non è titolare perché Ikoné è favorito su Sottil, ma occhio a non strapagarlo. Però possono cambiare anche la gerarchia a seconda della rendita. Quindi ti puoi ispirare, ma occhio a quanto lo paghi. Poi Jovic può essere una scallasta? Sì, nel senso che... Ma io allora, io per Esca intendo un giocatore che comunque rischia di essere pagato più del valore reale, nel senso che noi l'abbiamo messo 35 su 500 perché c'è Cabral e perché non sappiamo la reale rendita, perché dall'hype che ci può essere dietro si rischia anche di pagarlo il 10%, quindi il 50 su 500. In alcune leghe magari a Firenze magari lo pagano anche 60. Ha fatto anche 3 gol in amichevole, ma ragazzi è precampionato, bisogna vedere. Nick, Zurkowski può essere investimento in futuro dato l'età di Bonaventura e il dubbio Malè?
Allora, Zurkowski, innanzitutto c'è il rischio che per la questione Bairami possa ritornare all'Empoli, però valutiamola la Fiorentina, sarebbe l'alternativa di Bonaventura perché gioca sul centro-destra, Malè gioca sul centro-sinistra e si alterna con Duncan, quindi sicuramente la Fiorentina sta cercando una mezzala centro-sinistra che può essere Bairami. Allo stato attuale sì, manca sicuramente un centrocampista a sinistra, ma a destra è ovvio che Zurkowski rimanda alla Fiorentina, avrà le sue chance perché Bonaventura, anche se sarà sicuramente più titolare di Zurkowski, non ha i 90 minuti, quindi Zurkowski sicuramente avrà minutaggio interessante. Ovviamente lo dobbiamo valutare come un quarto slot, fondamentalmente come un giocatore che entra a gara in corso. Ovviamente legato al discorso Fiorentina. Quindi spesa per Dodò 10 crediti. Abbiamo fatto 11 crediti su 500, quindi intorno al 2,2%. Serlo 92. E comunque manca un acquisto a centrocampo. Almeno sì, assolutamente, quello che dicevo, Fresh. È ovvio che Malè e Duncan non ti possono dare una garanzia. Buonaventura, Zurkowski, già meglio. Benvenuto anche Manuel MB 459. Tozzi. Gonzalez, tra di noi si dice che è da rischiare come terzo o quarto slot, ma potrebbe fare molto meglio. Potrebbe fare tanto come Dybala, ma andrà fuori a un terzo del prezzo. Cosa dite voi? Guarda, te lo faccio vedere. Innanzitutto è ovvio che Nico Gonzalez, di stato attaccante, perde sicuramente di appetibilità. Noi l'abbiamo reputato terzo slot con l'8%, quindi 40 crediti, perché è vero che è rigorista, ma non abbiamo la certezza matematica, ragazzi, sul rigorista. Rispetto a, tu mi stai dicendo, potrebbe fare tanto come Dybala, ma andrà fuori a un terzo del prezzo. Beh, Dybala noi l'abbiamo valutato 70 e Gonzalez 40, quindi parliamo tra il 14 e l'8%, quindi ci sta assolutamente. È un giocatore che gioca avanti, però se ricordate, tolti i rigori, era un giocatore che non segnava. È vero che è migliorato nella seconda parte di stagione, assolutamente, però questo è il giusto prezzo, secondo me, per Nico Gonzalez. Non devi andare a pagare il 10%. Se fosse stato centrocampista, allora sì. Listato attaccante, sinceramente, non... Io come un attaccante può arrivare alla doppia cifra, se batti i rigori sì, se non batti i rigori no. Può regalare sicuramente più assist che gol. No, io odio le coppie, tanto meno se sono due attaccanti. Perché ti faccio questo esempio. Quante volte durante l'anno direi, ma chi metto, Jovic o Cabral? Chi sarà il titolare? Metti Jovic e segna Cabral. Metti Cabral e sembra Jovic. Per non sbagliare devi mettere tutti e due. Quindi tu metti due attaccanti della Fiorentina su tre. Se la Fiorentina non segna ti sei bruciato due slot. Quindi scegli uno dei due. Zurkowski è troppo forte, mi ricordo il primo Zielinski, è vero, però la Fiorentina dovrebbe puntare, ma infatti non capisco perché non... Tra l'altro l'ha portato la Fiorentina, perché io me lo ricordo, 3 anni fa, l'ho portato alla Fiorentina, era una super scommessa, però poi lo girò all'Empoli che si faceva la Serie B e poi quest'anno la Serie A. Non capisco, però se devono arrivare Bairami sicuramente ti dà più certezze rispetto a Zurkowski, probabilmente per quello, però vediamo. Zurkowski fa ballottaggio con chi? Con Bonaventura sul centro-destra, mentre sul centro-sinistra attualmente va a fare il ballottaggio Duncan Malè, scusate. La Fiorentina è sicuramente assoluta alla ricerca di un centrocampista, poi può giocare anche Amrabat come mezzala, intendiamoci, però sta cercando una mezzala offensiva, ecco, fondamentalmente. Mentre mi puoi dare chiarimenti sugli esterni d'attacco? Semplicemente Iconè, Nico Gonzalez, con Iconè che si gioca il posto con Sottil, ma Sottil, siccome gioca sulla fascia sinistra, a quel punto verrebbe spostato sulla destra Nico Gonzalez. Se ricordate ad esempio il gol l'anno scorso a Cagliari, Sottil partì dalla fascia sinistra, infatti Marin perse palla e Sottil sulla fascia sinistra riuscì a saltare tranquillamente un giocatore come Altare che era sul centro-destra e segnò il pareggio. L'alternativa può essere Saponara, ecco, Saponara più sul centro-sinistra, quindi anche al posto di Nico Gonzalez che può giocare. Quindi per ora gli esterni sono Iconè, Sottil, Nico Gonzalez e Saponara, sono questi quattro. Ovviamente come indice di
acquistabilità abbiamo messo Jurkowski, Kore, Mandragora, Bonaventura, Mare, Saponara, Amrabat, Sotil, perché comunque Nico Gonzalez è lì stato attaccante. Ragazzi, grazie ancora e grazie per sostenere il canale Tutto Fantacalcio. Grazie mille ragazzi, ciao, buona serata a tutti.